Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova live. Aspettiamo sempre qualche secondo che entra qualcun altro e cominciamo con il nuovo tutorial. Intanto sto decidendo il colore per il mio cielo. Vediamo. Cosa, che ispirazione mi arriva? Allora. Ok. Va bene, ragazzi, adesso oggi cercheremo di fare un bel panorama con una montagna qui in cima, un boschetto, degli alberi sempre, diciamo, che fanno parte del bosco, ma un po' più ravvicinati, e una piccola cascatina qui dove termina in un piccolo stagnetto. Allora, proviamo. Sto cercando di immaginarmi questi due colori per realizzare il nostro cielo. Allora, proviamo. Vado un po' più sul sicuro, vai, prendo questo e ci metto una punta di lilla. Dimensione della tela è 30x30. Dimensione della tela 30x30, esatto, scusate, ogni volta io dimentico sempre di dirlo. Questa è 30x30. Va benissimo. Allora, aggiungiamo sempre un po' di bianco. Ok, aggiungo il bianco. Benissimo. Aggiungiamo questo Arctic, questo celeste chiaro chiaro. Lo metto qui. Aggiungiamo anche il nostro lavanda. Lo metto qui. Benissimo, adesso prendiamo il nostro pennello, prendo questo e cominciamo a spalmare. Scusate un attimo, questo lo metto un po' più in su. Benissimo, proprio veramente una sfumatura leggerissima. Voi non riuscite neanche a vederlo, io lo noto perché sto guardando in questo istante l'obiettivo e vedo che voi non vedete quello che vedo io. Ora facciamo una cosa per ravvivare un pochettino questo sfondo del cielo, io aggiungo questo qui.
metto qui e aggiungo anche una punta di blu. Ok, spalmiamo. Adesso va molto meglio. Ok. Adesso andiamo a realizzare la nostra montagna, la nostra montagnetta qui. Allora, un attimo mi preparo la base per i colori. Ok, allora adesso scegliamo i nostri colori. Prendiamo il nero. È sempre il bianco. Credo che questo tutorial duri un pochettino più del solito. Comunque, adesso prendiamo il nostro pennello. Prendiamo questo pennello, prendiamo una piccolissima parte, una goccia di nero e lo aggiungiamo a questo bianco. Un altro poco, lo voglio un poco più scuro. Ok, realizziamo la nostra montagna. Ok, adesso voglio asciugare un pochettino prima di andare a completare, a riempire tutta la parte della montagna. Va bene così. Ok, continuiamo a riempire il fondo della nostra montagna.
Ok. Andiamo ad asciugare. Adesso con l'aiuto della nostra spatolina, quella più piccola, con questa andiamo a creare la nostra montagna. Non prendiamo mai troppo colore con la spatolina, per realizzare le montagne, perché se prendiamo troppo colore nel momento in cui andiamo a spalmare, rischiamo di fare esattamente una striscia bianca omogenea. Invece in questa maniera, essendo poco il colore, termina facilmente sotto la spatolina e va creando l'effetto roccia. Guardate come va uscendo fuori, pian piano. Molto bene, va bene. Adesso dobbiamo prendere il mio tamponcino, creato con una piccola spugna per lavare i piatti. L'ho presa, l'ho girata, l'ho chiusa con un nastro e ho creato il mio tamponcino. Andiamo a prendere un po' di bianco e andiamo a creare quello che è la nebbia sottostante. Allora, cominciate con un bianco più forte sotto la montagna per poi riprenderlo e salire pian piano. Ok, adesso andiamo salendo un pochettino e creiamo la nostra nebbiolina soffice soffice.
Molto bene, adesso continuiamo un pochettino qui. Ok, va bene così. Mettiamo il nostro tamponcino in acqua, altrimenti indurisce e lo possiamo andare a buttare. Ok, adesso vado a creare un piccolo fondo nero per poi realizzare il nostro boschetto. Allora, prendiamo un pennello, un semplice pennello. Prendiamo uno di questo e vado ad aggiungere un po' di nero. Ok. Vado ad aggiungere un po' di nero che poi non è poco perché devo riempire tutta questa parte. Sempre col pennello un po' sporco, però volevo cambiarlo, prendere quello un pochettino più fino, cioè questo qui che è più piccolino. Allora, questo lo mettiamo di nuovo a mollo. Sporchiamolo con un po' di nero. Ok, alziamo un pochettino. Vado a caricare un pochettino di più di nero. Molto bene, adesso facciamo asciugare un pochettino e andiamo a creare, adesso ad aggiungere i colori, i verdi di diverse graduazioni per creare il nostro boschetto. Allora, scegliamo i colori. Allora, io aggiungerei uno di questo, ve lo faccio vedere prima.
Ok, lo metto qui, poi questo qui. E poi aggiungiamo questo. Va bene. Allora, volevo aggiungere un altro colore che è questo. Non so se ce n'è ancora più all'interno, ora ve lo faccio vedere. È questo qui. È un turchese verde. Vediamo se esce. Ok, benissimo. Non asciugando momentaneamente questa parte, perché mi interessa che questo verde turchese che sto aggiungendo, mi interessa che si misceli leggermente con il nero, ma è una cosa veramente molto molto leggera. Allora, prendo un altro pennello più pulito, questo qui, e vado a realizzare i miei primi alberi sempre con la stessa tecnica. Benissimo. Ok. Ok. Va bene, adesso andiamo ad asciugare un poco. Ok, andiamo a prendere adesso il nostro pennello a ventaglio. Prendiamo quello più grande che ho, rigido, ed è questo. Va bene. Allora, ora con questo colore, questo qui, andiamo a realizzare i nostri secondi, diciamo, secondo settore di alberi, quelli ancora più ravvicinati. Scusate, è caduto un colore. Ok.
Ok, adesso cominciamo. Ok, mettiamo questo pennello da parte e andiamo a realizzare dei leggeri rametti su questi primi alberi. Allora, aggiungo sempre questo. Ne aggiungo un pochettino qui. Insieme al bianco, una goccia. Ok. Prendiamo la spatolina. Questa qui. E andiamo a spalmare un pochettino questo colore insieme al bianco. Ok, io sono pronto, vado. Create dei rametti non precise, delle linee precise una accanto a loro, un pochettino scomposte, non allineate tra loro. Ok. Benissimo, allora, il nostro terzo step di alberi, cioè un pochettino più cespugliosi questa volta. Aggiungo questo. Ne serve un po' di più. Ok, andiamo a prendere il mio caro pennellino, il mio preferito, questo qui, e andiamo a realizzare adesso dei alberi, ma non proprio alberi, dei cespugli qui. Ok.
Molto bene. Va bene. Adesso, un attimo solo che stavo dimenticando una cosa molto importante. Sfumiamo leggermente il nostro boschetto di pini. Ok, così abbiamo inglobato il tutto. Aggiungiamo questo. Lasciamo asciutto. Così i nostri due colori si fonderanno insieme creando un effetto leggermente più naturale. Ok. Ok, mettiamo il nostro pennello a mollo. Adesso dobbiamo andare a creare con un marrone scuro, ma lo oscuriamo noi con, aggiungo questo, lo oscuriamo un pochettino con il nostro nero, faccio vedere bene il colore. Ok, lo metto qui sopra. Prendiamo la nostra spatolina, questa piccola, per mescolare bene il colore. Una punta di nero. E mescoliamo. Ok, andiamo ad aggiungere il nostro colore sempre con l'aiuto della nostra spatolina. Allora.
Ok. Abbiamo creato il nostro fondo per le rocce. Ora prendiamo un altro po' di bianco e lo uniamo a questo qui. Sempre sporco con il suo colore, andiamo a mescolare quello che è il bianco con il marroncino chiaro che abbiamo aggiunto prima per creare i nostri ramoscelli, i nostri tronchi. Ok, diamoci una pulita. Adesso, prima di aggiungere, di creare le nostre rocce con lo stesso sistema delle montagne, andiamo ad asciugare un pochettino la base delle nostre rocce, questo qua. Va bene, ok, aggiungiamo il nostro colore e cerchiamo di creare al meglio le nostre rocce. Scusate. Ok. Adesso andiamo ad aggiungere, andiamo a creare la nostra piccola cascatina qua, che più che una cascata è come se fosse dell'acqua che va a ridosso del laghetto, non è proprio una vera e propria cascata. Sarà, nella vita reale sarà un metro circa, quindi non si può definire una vera e propria cascata. Allora, andiamo a realizzarla. Prendiamo il nostro turchese, bellissimo. Un attimo che aggiungo un po' di scotch messo qui, che non ho più spazio. Ok. Aggiungiamo il nostro turchese. Questi colori, soprattutto
Questi due noi possiamo ancora aggiungerli, non sono del tutto sprecati completamente, possiamo ancora aggiungerli qui per creare dei riflessi che ci sono, diciamo, gli alberi che riflettono sul nostro laghetto, anche se i laghetti solitamente sono di un turchese, un verde scuro, quindi non riflette granché, però noi lo dobbiamo fare lo stesso. Va bene, prendiamo il pennellino. Prendiamo questo, un po' di bianco pure, lo aggiungo direttamente qui. Prendiamo il nostro turchese. Questo scenario non lo so, così su due piedi non so, non saprei che dirti. Spalmate molto bene, fino a quando non sarete soddisfatti della sfumatura che state creando per il vostro laghetto. Ok, mi fermo un secondo perché prima di tutto adesso devo realizzare la nostra piccola cascata. Ok, prendo sempre un po' di turchese, devo aggiungere un poco. Con l'aiuto di questo pennellino andiamo a creare la nostra piccola cascata. Ok. Molto bene. Il bianco. Sempre con il nostro pennellino a ventaglio. Ok, andiamo a spalmare di nuovo. Prendo un po' di verde, questo chiaro.
Molto bene. Posiamo questo pennello, andiamo a prendere la spatolina piccola. Useremo questa volta. No, useremo questa volta niente, useremo sempre la stessa. Ok. Ok, creiamo i nostri piccoli schizzi d'acqua, una cosa veramente molto leggera. Leggerissima perché essendo bassa la cascata non fa così grandi schizzi. Ok, ragazzi, questo tutorial termina qua. Il dipinto per me è abbastanza soddisfacente. Non so per voi, magari voi avreste aggiunto qualche altra cosa. Per me va molto bene così. Che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Sì, Lady Ri mi consiglia giustamente di fare qualche saluto. Io non sono bravo in queste cose parlando. Vediamo. Allora, scusate, ho fatto tremare tutto. Io parto dall'inizio, anche se dall'inizio è troppo. Allora, ciao Show World. Un attimo, ciao Carmen, ciao Carina, ciao Tamapa, vediamo chi altri, ciao Marco, ciao Bandito, allora. Sto scorrendo, vedo che Lady Ri risponde a tutti, a tutte le lingue. Ciao Simonetta Maggi. Ragazzi, scusate, questi nomi russi io non so come chiamarvi, non la capisco la lingua. Allora, ciao Nicola. Sempre Carina, sempre Tamapa. Ciao Nupur, Nupur Dutta.
Allora, ciao Vania Diaz. Ciao Maya. Ciao Oxy. Ciao Raquel Irene. Ciao Lepa. Ciao Netanea. Sempre Tamapa, sempre carina, ciao sempre. Ciao Faiza. Ciao Nicole. Ciao Maria. Ciao carina di nuovo. Va bene ragazzi, ciao Silvana, ciao Nicole. Un attimo che tolgo. Ok, perfetto. Vi faccio una piccola panoramica, faccio vedere sempre il mio studio. Attimo, faccio sempre vedere le luci, il set. Ciao Nasem. Ciao mate di Luca, ciao baci. Grazie a te, carina, anche a te, Tamapa. Ciao, Natanea, ciao. Va bene, ragazzi, adesso vi devo proprio salutare. Grazie sempre a tutti di essere stati presenti. Vi voglio bene, ciao e alla prossima.